Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video, sempre una partita live giocata su chess.com a tempo medio, diciamo, non è una bullet, quindi per gli appassionati del gioco un pochino più lento sicuramente imperdibile. Ok, quindi vediamo un po' cosa è successo su questa scacchiera digitale. Ok, abbiamo Sonstein e vediamo di giocarli qualche partita di donna. Ok, il classico gambettone, è un po' che non ci si vede, no? In realtà ci si è visti anche molto molto di recente. Ok, quindi manovra classica, prova a cambiare subito il pedone. Forse si poteva prima impostare la semislava. E ok, comunque direi che qua si può buttare tutto avanti come classico per cercare di recuperare il pedone. Lui può cercare di sostenerlo, ma al solito qua il bianco ha guadagnato tanto un forte centro. E diciamo che si può continuare a sviluppare tranquillamente, poi eventualmente in seguito si smonta anche facendo un po' di spinte magari sul lato di donna. Si può provare a smontare questa posizione. Ok, l'alfiere viene fianchettato, proviamo come preannunciato a far fuori questa struttura pedonale tramite attacchi sul lato di donna. Qui era il buono che non può spingere, può pensare di spingere questo pedone effettivamente per dar fastidio al cavallo. Non è un granché perché comunque mi posso, ok, no, comunque non lo fa. Avrei potuto mettere ad esempio il cavallo in A4 senza grossi problemi. Comunque il cambio mi può star bene. E ok, apre l'alfiere, vuole inchiodare forse il cavallo, non credo sia una mossa più che altro fruttuosa, magari evita che il mio venga sviluppato qui in A3. Ok, dopo E6 che ci si può inventare, va. Ha tolto l'alfiere, il pezzo da sviluppare ora è questo, direi. Si può portare a inchiodare il cavallo. Aspetta, no, non so. Vabbè, potrebbe venire solo scacciato. Proviamo. No, proviamo a sviluppare quest'altro per poter arroccare. Meglio, la sicurezza del re prima di tutto. È una buona massima da tenere in considerazione sicuramente. Ok, ora anche lui vorrà sviluppare questo alfiere, presumo. Forse. No, porta fuori il cavallo. Vabbè, niente di che. Però questo cavallo lì è un pochino morto. Vabbè, noi si arrocca senza problemi. Ok, ora l'alfiere viene portato fuori come previsto. Proviamo ad andargli sotto. Ah, questo cavallo. Vediamo che combina. Qui, in caso di cambio, non credo ci siano grossi problemi, però semmai cambiamo per primi. Con quale idea? Perché tipicamente qui il problema principale è che questo alfiere rimane praticamente piantato in difesa. Se cattura con il pedone C, vabbè, si crea una catena ultra negativa. E in questo modo perdo un pedone al centro, posso avere controgiochi in futuro con questa spinta. Quindi ricordo, qui il bianco dovrebbe aver abbastanza il gioco in mano. Sbloccare quest'alfiere rimane sempre un certo problema, però mi chiedo se si spinge subito. Non lo so, forse è meglio di no. Vabbè, sviluppiamo quest'alfiere prima, magari giochi contro la donna nera ci possono essere qui, visto il mal posizionamento dei pezzi avversari. Ora potrebbe effettivamente arroccare. Ok, questa è un pochino veramente brutta da vedersi, però mi evita la spinta E6.
effettivamente. E vabbè, noi procediamo con l'idea che avevamo, quella di guadagnare tempi sulla donna, che si sposta chiaramente. E ora proviamo un po', visto che sulla colonna A non è che ci si possa far granché, proviamo ad attaccare qui. Ora questo evita anche alla lunga che il nero possa spingere il pedone. Chiaramente ha riposizionato il cavallo. Ora questo pedone è già difeso. Quindi d'accordo, nessun problema da quel punto di vista. Bisogna magari cercare di sviluppare questa torre. Difende il pedone, magari questo sblocca anche il cavallo. Ok, ha arroccato e quindi si può in qualche modo provare a portare. Ora qui effettivamente si va da poche parti. Proviamo ad attivare la donna, magari questo posto, per evitare che il nero possa svilupparsi su questa diagonale. Sì, in effetti non è che abbia molto controgioco qui. Questo alfiere è ben piazzato. Sì, per fortuna il nero è abbastanza bloccato in difesa, piuttosto grazie a questa struttura pedonale, quindi il pezzo forte potrebbe essere l'alfiere campo oscuro. In questo modo evito che vada avanti. Ok, sta cercando di bloccare il gioco. Ora effettivamente questo pedone può essere preso, però ora il pedone centrale del nero diventa veramente in pericolo. Ok, ricattura di cavallo, si può provare quindi a questo punto, essendo liberata la casa D4, a portarci il proprio con contrattacco sulla colonna B. Il pedone B5 ora è possibilmente in pericolo, si difende anche il pedone B3 dalle mire di questo cavallo effettivamente. Ok, viene difeso. E ora qui la domanda è: scacciare questo cavallo potrebbe andarsi a mettere in un punto non proprio agevole, però essendo sul bordo non mi preoccupa più di tanto. Qui eventualmente potrebbe anche rischiare di venire alla lunga intrappolato, non ha case dove potersi infilare, probabilmente è costretto a ritirarsi in difesa. E sì, in caso di cavallo E4, vabbè, sposto la donna, magari in E3. Mantengo la posizione. Ok, qui minaccia il cambio, non ho voglia di cambiare. Potrei provare a contrattaccare così, preparando magari attacchi sulla colonna F a seguire. Con questa spinta, magari la sto minacciando di andare avanti, potrei spingere ulteriormente per aprire i giochi, se non è detto che funzioni. Comincio a avere anche il tempo a disposizione, che si sta veramente assottigliando. Ok, torre a C8, non credo ci sia problemi, non può venire in questo avamposto per ora. Ho solo cambiare le torri, ma non mi crea grosse preoccupazioni questa idea. Anche fare il pre-move probabilmente. Sì. Tanto non deve rimanere a difesa del cavallo per il momento. Potrebbe essere anche semplicemente quella di cambiare pezzi, cercare di conquistare in qualche modo la colonna C ora che si è abbastanza ben aperta. Un'altra idea potrebbe essere portare il cavallo in F5 per magari piazzarlo qua o comunque togliere di mezzo questo alfiere campo oscuro. Ho un discreto deficit di tempo, speriamo che mi vada bene. Per ora la partita comunque abbastanza in equilibrio. C'è questo pedone nero passato che per il momento è bene rimanga lì, quindi finché mi riesce di mantenere il cavallo a bloccare questo alfiere campo chiaro dietro,
bella cosa. Questo alfiere per il momento è praticamente morto. Ok, alfiere indietro, prova a cambiare gli alfieri. Vabbè, sì, non è che possa fare grandi cose effettivamente. Ora ricatturerà, penso, con la torre. Ok. Vediamo ora se quel piano. Il problema è che ora senza alfiere camposcuro. Il nero ha il problema di questa casa scura e si va subito a cercare di approfittarsene. Non ci sono attacchi di scoperta, credo, su questo cavallo. Il nero non può spostare il proprio con vantaggio perché l'unica sarebbe catturare qui, ma ridifendo il cavallo con la donna. Quindi direi che questa casa mi spetta di diritto. Ok, ecco, d'altra parte riesce a liberarsi l'alfiere. Ok, cambiamo un po' tutto. Poi si va a piazzare il cavallo in questa bella casa. Questa D6 sicuramente fa piacere, si guadagna un tempo, penso. Sulla torre, anche se non so se guadagnare una qualità sia cosa buona, vista la bontà di questo cavallo. Non so che farà, potrà. Non so neanche se accettarlo, il problema è che ho poco tempo. Ah, però, avendo pensato, effettivamente anche lui non è messo granché bene. Ok, questo pedone spinto mi dà idea che si possa prendere tranquillamente. Rimane inchiodato l'alfiere, non credo. Difesa alla grande. Non vedo, non ho capito esattamente cosa ha ottenuto il nero in questa manovra. Ok, questa mossa di donna. Allora, vediamo un po'. Alfiere 4. Che fa? Attacca sulla donna e dietro l'alfiere. Non vedo soluzioni per il nero. Doppiamente attaccato l'alfiere se la donna si sposta. Ah già, c'è questo scacco. È un problema, non credo. Aspetta, no, vabbè, sì, forse si può salvare. Insomma, vabbè, sposto il re, ora può decidere di cambiare. Rimane sempre il problema di questa casa. Che rimane appannaggio del cavallo. Dall'altra parte sto effettivamente minacciando di catturare l'alfiere, quindi presumo cambierà. Ok, giochiamo un po' veloci. Ora attenzione a possibili matti del corridoio. Riguadagno la buona posizione top per il cavallo. Questa si libera dei problemi del matto del corridoio. E, vabbè, a questo punto, proviamo a dare la caccia a questo cavallo. Questo toglie una difesa alla torre, magari in futuro potrà essere utile. Comunque, Nero sta venendo schiacciato piano piano. Ok, avanziamo ancora, cerchiamo di aprire sta roba come una scatoletta. C'è l'attacco della donna qua. Ok, se G per F. Può anche aspettare a prendere il pedone e giocare donna F4 per cercare di montare prima l'attacco. Ok, il cavallo torna a casa, però qua si può aprire probabilmente.
e poi guadagnare questo pedone in tranquillità. No, può prendere di re, però sicuramente non rimane con il re in una posizione facile. C'è questo scacco di cavallo. La torre difesa però non serve. Aspetta, prima portiamo qualche pezzo in più sotto il re avversario. Si minaccia di catturare in F7, cosa molto fastidiosa. La difesa di questo cavallo non so se può reggere. Viene spinto il pedone. Vabbè, prendiamo con scacco intanto, poi si sposterà la donna. Si può entrare qui e direi di sì. Non si può dar matto subito, purtroppo. Però sì, comunque c'era il matto a seguire, in effetti. Per via della scoperta di cavallo, direi. Dopo che il re si sposta, c'è questa. Cavallo E6. Si apre la via anche per la torre. E non credo, no. Non c'è proprio sbocco per questo matto. Ok, è andata abbastanza bene questa. Un buon attacco portato all'avversario, che è stato un po' schiacciato in difesa. E effettivamente il fatto di avergli bloccato l'alfiere campochiaro è servito a qualcosa, o perlomeno mi ha permesso di guadagnare dal punto di vista strategico un buon posizionamento dei pezzi. Ecco, qui vedete già comincia l'idea di tenere bloccato questo alfiere, comincia già a maturare. E ok, qui c'era sempre la possibilità di spingere questo pedone, però per via di come si sono posizionate le cose, specialmente con questo alfiere difeso dal pedone, diveniva un po' complicato riuscire a ottenere vantaggi. E effettivamente anche qui questo cavallo blocca ancora questo pedone, forse avrebbe potuto cambiarlo qui prima o poi, anche se non so se avrebbe potuto reggere lo stesso. E comunque qui ora, vabbè, ottenuto questo avamposto, il gioco diventa abbastanza più facile. Qui nero dovrebbe perdere un tempo, non sa neanche bene dove andare con questa torre. Vabbè, comunque poi la posizione effettivamente crolla, anche se qui non perde subito pezzi pesanti, però mantengo l'avamposto col cavallo e poi riesco a sfondare tutto avendo il nero pezzi forti bloccati dall'altra parte della scacchiera. Non ce la fa a tenere la posizione. Ok, quindi anche per questa partita è tutto. Spero vi siate divertiti. Ci vediamo alla prossima. A presto e ciao ciao.